al servizio. Eccezione di Brissio, palla che si impeta sulla testa di Scorupa, palla ancora per la stessa Brissio, molto brava a piazzare questa palla, colpo di grande intelligenza questo per lei. Palla corta proprio nella terra di nessuno, dove non riesce a difendere il Südtirol Bolzano, la sua battuta su De Gennaro che tiene bene. Scorupa, palla ancora per Brissio, difende però Papa, poi Popovic Gamma tiene la palla viva, la rimanda di là Bruno, la free ball questa volta è per Limocco Conegliano con Scorupa, che serve ancora Brissio che tira un attacco in posto 6 dove non riesce a difendere Valeria Papa. Corta Popovic, lunga Papa, palla perfettamente in mezzo da parte di Brissio e Conegliano che torna avanti 5-4 e Conegliano che va al servizio ora con la propria palleggiatrice, la polacca Scorupa. Gianflot per lei, palla corta cercando Valeria Papa che risponde abbastanza bene, ancora la seconda linea questa volta di Popovic, gamma da posto 6, tiene però in difesa la stessa Scorupa, Cella l'appoggia, può giocare Bolzano, lo fa con Bauer per vie centrali, ma Cella è ancora ben posizionata, può contrattaccare ancora Limocco e lo fa ancora con un bel attacco siglato da Brissio al suo terzo punto personale. Brissio è autrice del 50% finora dei punti di Conegliano, 6-4 a favore della squadra campione d'Italia, Pincerato. All'eccezione di De Gennaro, Scorupa si muove per alzare ancora per Samantha Brissio che ha scaldato davvero immediatamente il braccio. Quarto punto personale, il primo anche dalla seconda linea. 8-6, sono ora due i punti che separano i due sestetti. Quando Anna Danesi, ex prodotto del Club Italia, che può andare in battuta. Gianflot per lei, palla che sfiora il nastro, riceve Valeria Papa, poi il primo tempo di Zambelli che anima la palla però con Eliano, è free ball per la formazione altoatesina. Il muro di De Cruyff tiene, ma Bruno è poi posizionata in difesa, può contattaccare ancora Bolzano, lo fa con Popovic Gamma, la palla si impenna, Scorupa che chiama in casa dalla seconda linea Samantha Brissio. Vicentina, Gianflot, la ricezione di Papa sui 3 metri, Pincerato, palla dietro per Popovic Gamma, tenuta però da Cella in posto 6, seconda linea di Serena Ortolani, Barsch che anima la palla, poi Bauer cambia completamente gioco proprio per Popovic Gamma, non chiude, allora può rigiocare ancora con Eliano, lo fa con l'attacco di Brissio, palla che termina out, ma il secondo arbitro chiama un tocco a muro da parte di Sanja Popovic Gamma che sportivamente alza subito il braccio. Out di Bauer, attacco ora di Brissio da posto 2, il suo intelligente pallonetto dove né Bauer né Pincerato riescono ad arrivare per tenere viva la sfera. Torna quindi ad avere 3 lunghezze di margine Limocco Volley Conegliano, perché c'è il 2-1 ora di Bolzano su Conegliano e la battuta di Giulia Pincerato. Scorupa che serve Samantha Brissio e si torna immediatamente in parità con il nuovo punto ancora a firma di Samantha Brissio, assoluta protagonista del primo parziale. Punto ora, palla ora parlando nelle mani di Samantha Brissio che tira uno scaldavagno importante dalla linea dei 9 metri, tenuto però da Bruno in ricezione, poi l'attacco di Valeria Papa che non chiude, ci riesce invece proprio Brissio con questo attacco dalla seconda linea, 5-4 il punteggio. Rosicchia un altro punticino il sestetto triese su Gianflot. Eccezione di Cella, palla in posto 4 per Brissio, il suo pallonetto nella terra di nessuno, dove nessuno delle formazioni altoatesine riesce ad arrivare. Nuovo punto quindi per Samantha Brissio. Pincerato andare al servizio. Ricezione di Brissio, palla altissima, ci arriva Scorupa, riesce a servire Brissio, c'è anche un'invasione a rete fischiata in questa circostanza, ci pare a Michel Barsch, fatto sta che è errore quindi di Bolzano per quella che è la chiamata arbitrale, no, probabilmente del qui alla pallarese di Bolzano, con una Scorupa nuovamente al servizio, Pincerato, palla in posto 4 per Popovic Gamma, difeso però il suo attacco da Anesi, la rimanda di qua, può giocare Bolzano, lo fa con l'attacco da posto 2 in pallonetto di Barsch, difeso però molto bene da De Gennaro, può contrattaccare adesso Ortolani con questo intelligentissimo pallonetto lungo e allora Limocco Conegliano mette la freccia, 11-12, arriva il Nare nuovamente oltre la linea dei 9 metri con la palla tricolore in mano, la sua battuta, problemi per Bruno, no, in ricezione tiene viva la palla Valeria Papa e poi però non riesce a Bolzano, soprattutto al salto, palla che passa, De Gennaro però la riceve bene,
attacco dalla seconda linea di Brissio e il set finisce qui 22-25. Set lo vince Limoco Volley Conegliano, che si porta quindi sul 2-0 sul Sudtirol Bolzano in questa 12. Arriva il break di Conegliano con Brissio nuovamente a servizio. Ricezione completamente sbagliata questa volta da Sanja Popovic Gamma, che si trova praticamente sulla linea del pallone, non è riuscito a spostarsi, ha provato a tenere via questa palla che probabilmente sarebbe stata destinata out. 10-13, arriva una Tebon Barsh ma senza chiudere perché c'è lei ben posizionata. Ortolani ci prova, non chiude neanche lei perché Zambelli la tiene bene a muro. Palla in posto 4 ancora per Cella, ma tiene via la palla a Bolzano, che può contrattaccare con Barsh, il suo pallonetto ma è ben posizionato in queste circostanze. Scorupa il bagger d'appoggio di De Gennaro per Brissio e non è altrettanto ben posizionata in difesa su questo attacco dalla seconda linea. La fase di difesa e copertura del Sudtirol Bolzano, perché qua Brissio appoggia una palla, la sua jump float, recezione di Brissio sulla testa di Scorupa per l'attacco di Cella, tenuta però dal muro di Pincerato. Può giocare però ancora con Eliano, lo fa ancora con Samantha Brissio, palla in campo. Questo attacco dalla seconda linea della schiacciatrice al suo primo anno in maglia in Moco Volley Conegliano è stata una delle più piacevoli sorprese di questi. Elisa Cella, attenzione di Papa, deve correre Pincerato, ne arriva la palla per Popovic Gamma, inattaccabile, allora è free ball per Conegliano con l'attacco di Brissio che pone fine qua ai giochi. 26-28 vince Limoco Volley Conegliano, che quindi espugna il Palaresia per 3-0 dopo 4 vittorie consecutive. Si interrompe il magic moment interno per il Sudtirol Bolzano. Conegliano quindi dovrà vincere un solo set nella gara di ritorno di domenica al Palaverde per portarsi a casa la qualificazione alle semifinali di questa Coppa Italia. Noi allora in pochissimi istanti zompettiamo immediatamente in campo per andare a sentire subito le parole di qualche protagonista di questo incontro.